studio. Sentiamo allora anche la piazza monzese, Monza Brescia, le formazioni Antonello Brughini. È una sfida rovente, clima molto molto teso, una sfida che vale un campionato intero. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Monza. Alla fine Christian Brocchi ha scelto questi 11, modulo 3-5-2. In porta c'è Di Gregorio, in difesa Bellusci, Bettella e Pirola, a centrocampo Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpagni e Carlos Augusto, in attacco Gitchiar e Mota Carvaio, in panchina dunque Balotelli e Boateng. Dall'altra parte il Brescia di Pep Clotet, il catalano 4-3-1-2 con Joronen tra i pali, Karacic, Cistana, Mangraviti e Martella in difesa, Bisoli, Van Deloy e Ndoia, a centrocampo Bjarnason e il trequartista Alfredo Donnarumma, e a Ie sono i due attaccanti l'arbitro della partita Luca Pairetto di Nichelito. Il Monza dunque per la Serie A diretta, e sarebbe la prima volta in assoluto per la formazione Brianzola. Il Brescia per un posto nei playoff. Monza. Siamo al terzo minuto, Monza 0 Brescia 0. Nel Monza in maglia rossa, la maglia tradizionale, non ci sono Paletta e la Manna. Nel Brescia in maglia azzurra con la V bianca sul petto, anche in questo caso maglia tradizionale, mancano soprattutto Chancellor, Ninkovic e Ghezzi. Calcio d'angolo in favore del Monza, è il primo di questa partita, lo seguiamo in diretta. Ci sono addirittura 6-7 uomini maglia rossa del Monza all'interno dei 16 metri avversari, c'è traffico insomma, Colpani sul pallone, traiettoria ad uscire, il colpo di testa, pallone che termina sulla linea di fondo, viene in qualche modo allontanato. Ancora però attenzione al Monza con Frattesi, Barberis, ancora un cross, il colpo di testa di Mota Carvaio, pallone che sorvola la traversa, ma primo pericolo per la porta del Brescia. Terzo minuto, Monza 0 Brescia 0. Monza. 14 minuti al Lupauer Stadium, 0-0 tra Monza e Brescia, ma qualche istante fa padroni di casa vicinissimi al vantaggio con la conclusione del centrocampista Frattesi, sempre molto attivo, conclusione che si è stampata sulla traversa. Brividi dunque per Joronen, il guardiano della porta bresciana, ha calciato dall'interno dei 16 metri avversari Frattesi, pallone come detto che ha timbrato la traversa. 21esimo minuto della ripresa, Pescara 0 Salernitana 0 Monza. Che tensione al Lupauer Stadium, siamo al 21esimo minuto e siamo ancora in parità, è 0-0 tra Monza e Brescia, ma attenzione perché dal quarto d'ora del secondo tempo il Monza è in 10 uomini per l'espulsione del difensore Giuseppe Bellusci, doppia ammonizione, attacca intanto il Brescia, c'è un presunto tocco con il braccio, protesta un po' la formazione ospite. Attenzione, attenzione allo stadio adriatico che interviene, calcio di rigore in favore della Salernitana per un fallo di mano di Gut fra poco per la trasformazione. D'accordo, d'accordo Aurini, dunque fasi veramente palpitanti del campionato di Serie B nel Monza, nel frattempo sono entrati Dio ed Enrico, in panchina restano Boateng e Balotelli, ma lo ricordiamo ancora, Monza in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione del difensore Bellusci, attacca adesso la formazione Brianzola, c'è un intervento durissimo, tutto regolare, la ripartenza del Brescia, 22esimo Monza 0, Brescia 0 Empoli. Attenzione allo stadio adriatico perché sta per essere battuto il calcio di rigore, Anderson contro Fiorillo, il tiro spiazzato, il portiere della Pescara, Salernitana 1 Pescara 0. 24esimo della ripresa. Attenzione, c'è il vantaggio del Brescia al 24esimo minuto, dunque cambia il parziale al Lupauer Stadium, parziale importantissimo sulla conclusione dalla distanza di Giagiello, la deviazione fortuita ma decisiva di Aie, dunque la situazione al 24esimo, Monza 0, Brescia 1, a te la linea. Pescara 0, Salernitana 2, Monza. Tempi durissimi dunque per la formazione Brianzola, qui siamo al 31esimo minuto, è sempre avanti la squadra ospite, Monza 0, Brescia 1. Attenzione, terzo gol, attenzione Brughini, terzo gol del Frosinone, Ciano porta 3, dunque le reti, Frosinone 3, Regina 0 al Granilla, a te la linea. D'accordo Lopez, dicevamo dunque del vantaggio delle rondinelle bresciane, la conclusione dalla limite da circa 20 metri di Jagello, il pallone praticamente è battuto sul corpo di Aie, a quel punto ha ingannato l'estremo difensore del, ma attenzione però alla formazione di casa, il cross per Balotelli in campo da pochissimi secondi, Balotelli anticipato in calcio d'angolo da Cistana, dicevamo dunque della conclusione di Jagello che ha battuto sul corpo di Aie, a quel punto
battuto il pallone e si è infilato alle spalle di Gregorio. Calcio d'angolo in favore del Monza, c'è stata anche la traversa colpita da Frattesi, situazione come detto pesantissima, se non soltanto questo calcio d'angolo battuto malissimo tra l'altro da Barberis, può liberare il Brescia. Siamo al 32esimo minuto al Lupauer Stadium, Monza 0 Brescia 1. Partita, vi andiamo, c'è a... il raddoppio del Brescia al 34esimo minuto con il difensore Mangraviti, dunque cambia ancora la situazione, Monza 0 Brescia 2. A te la linea. Salernitana ampiamente in vantaggio 3-0 sul Pescara, linea Monza. 4 minuti più recupero al termine della partita anche qui al Lupauer Stadium, è sempre avanti la squadra ospite, Monza 0 Brescia 2. Attenzione, Monza. Sì, mi sentite? Corsini, sì, d'accordo, sì. Dicevamo che siamo al 42esimo minuto, è sempre avanti la squadra ospite, Monza 0 Brescia 2 al 24esimo del secondo tempo, Aie sulla conclusione di Iagello, poi 10 minuti più tardi la rete pesantissima in chiave playoff per quanto riguarda le rondinelle, firmata dal difensore centrale Mangraviti, bravo, bravissimo a deviare in rete con la punta del piede quasi dal disco del rigore, nulla da fare anche stavolta per Di Gregorio. A questo punto dunque il Monza con la testa già ai playoff, mentre il Brescia continua a tenere la palla e a sognare naturalmente gli spareggi per la promozione del massimo campionato italiano. Torniamo a Monza. A Monza siamo nel secondo dei 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, con il Brescia sempre in vantaggio sul Monza per 2-0, dunque un Brescia che blinda in questi ultimissimi secondi del derby lombardo, un punteggio preziosissimo, un punteggio che vale naturalmente i playoff. Si giocherà dunque anche la formazione allenata da Pep Clotet, la promozione del massimo campionato italiano attraverso gli spareggi, delusione naturalmente per quanto riguarda il Monza, anche un po' di nervosismo in campo tra i giocatori in maglia rossa, scuro in volto naturalmente in tribuna Adriano Galliani, che però ancora non ha abbandonato il suo seggiolino in tribuna centrale. Dal Monza naturalmente ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, almeno in questa partita fondamentale, Monza che è mancato anche sul piano del temperamento oltre che su quello della concentrazione. A questo punto la linea Ferrara. Può andare a Ferrara. Eh sì, a Ferrara è appena al cambio finita. Di campo, scusami tanto, al cambio di campo il finale del Lupauer Stadium, Brescia batte Monza 2-0, a te la linea.